È emergenza abitativa a Teramo. Sono diverse le persone che attualmente non dispongono di una casa e che vivono in auto o in rifugi occasionali. È il grido di allarme del centro politico Santa Croce, promotore dello sportello sociale che da anni sostiene chi non riesce ad ottenere dalle istituzioni, come Comune e Ater, un'abitazione dove poter vivere dignitosamente. Chiediamo che venga convocato con urgenza un nuovo tavolo per l'osservatorio sul diritto alla casa, uno strumento che abbiamo proposto noi dello sportello sociale USB che il Comune ha accolto e che tuttavia quando è stato convocato mancava un attore fondamentale quale l'Ater, possessore del patrimonio edilizio del Comune di Teramo, quindi per dare delle risposte reali a delle persone che attualmente non hanno una casa e che cercano una casa con forza perché vanno a dormire o dentro alle automobili oppure trovano delle situazioni emergenziali, si arrangiano. Quante persone hanno chiesto il vostro aiuto? Allora, abbiamo ricevuto tantissime persone. Queste persone tutte chiedono una casa, sia i ragazzi migranti che delle persone normali. Ultimamente, martedì abbiamo aperto lo sportello, è venuto un signore italiano che dorme dentro un furgone, come dicevo, e quindi a queste persone non possiamo dire vai a trovarti, arrangiati. Dobbiamo dare delle risposte. Il Comune ha l'obbligo, insieme all'Ater, insieme a tutti gli attori sociali di questa città, di fornire delle case, delle situazioni, delle abitazioni a queste persone. Lo sportello sociale per l'emergenza abitativa del Centro Politico Santa Croce di Teramo offre gratuitamente anche assistenza legale grazie all'avvocata Stefania De Nicolais, che sottolinea quanto si sia aggravata attualmente la condizione dei senza casa con l'emergenza Covid. E adesso con questa emergenza Covid la situazione si fa sempre più grave. Assolutamente, abbiamo compreso durante questo periodo proprio la necessità che le persone abbiano un tetto proprio per rispettare anche le norme sanitarie che richiedevano l'isolamento e quindi chiediamo a gran voce di nuovo, perché l'abbiamo chiesto già l'anno scorso, la convocazione di questo osservatorio con la presenza soprattutto dell'Ater, perché il Comune è molto disponibile e abbiamo la necessità di capire qual è l'effettivo patrimonio pubblico disponibile e abbiamo proposto anche delle modifiche di carattere diciamo organizzativo per l'accesso e per i bandi affinché ci sia uno snellimento delle procedure e ci sia una garanzia della casa, perché quello è fondamentale.